Il lavoro, il salario minimo, la necessità di un intervento sul cuneo fiscale alla luce degli ultimi dati Istat che fotografano un impoverimento del paese, questi temi cui è stato chiamato a dare risposte il ministro del lavoro Orlando alla festa dell'unità a Pescara. Ma il primo commento è stato per la critica del governatore Marsiglio sulla revoca da parte del governo della concessione al gruppo Toto delle autostrade a 24 e a 25 che condurrebbe ad un micidiale contenzioso. È una scelta discrezionale, è la conseguenza del fatto che non sono state rispettate le condizioni della concessione, mettendo anche tra l'altro a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Credo che il governatore Marsiglio dovrà dire piuttosto che è un errore non manutenere adeguatamente l'autostrada e non rispettare le concessioni, mi parrebbe quello il punto di partenza. Ma eccoci ai temi legati all'occupazione, in vista anche dell'appuntamento di martedì che si annuncia decisivo per il salario minimo. Sì, sarà un'occasione importante per fare il punto su una serie di interventi e di provvedimenti che dovranno essere assunti in vista di una stagione non semplice nella quale rischia di crescere il malessere sociale e la difficoltà delle famiglie e dei lavoratori. Naturalmente il punto centrale è il livello dei salari, sia quello medio, quello di tutti i lavoratori, sia quello dei lavoratori in condizioni di povertà, del cosiddetto lavoro povero. Orlando ha poi ribadito l'insufficienza di un intervento isolato sul cuneo fiscale. No, perché il cuneo fiscale è evidente che è un miglioramento delle condizioni dei salari di chi percepisce un salario, chi chiaramente non ce l'ha o ha un salario molto basso rischia di non accorgersi particolarmente della riduzione del cuneo fiscale, che è una cosa che indubbiamente aiuta ma non risolve, quindi accanto a quello servono provvedimenti di contrasto alla povertà, servono provvedimenti di contrasto al lavoro povero, quindi che contrastino i contratti pirata, il dumping salariale. I dati Istat comunque parlano di un paese sempre più povero e questa constatazione ha dato al ministro la possibilità di una difesa del reddito di cittadinanza. Sì, i dati parlano di un paese più povero e ci dicono anche che il reddito di cittadinanza, contro il quale si è aperta una vera e propria campagna, ha salvato dalla povertà assoluta 1 milione di italiani. Lo dico per tutti quelli che si cimentano in ipotesi di cancellazione, tutti quelli che esercitano una critica quotidiana, tutti quelli che dicono che ci sono abusi. Gli abusi ci sono in tutte purtroppo le provvidenze pubbliche, ma nessuno pensa di cancellarli.